Beh, diciamo che la partita è stata abbastanza equilibrata. La Juve Stabia non ha demeritato probabilmente il pareggio, anche se un errore del terzino al 94esimo e il portiere al 50%, insomma, hanno le colpe per questo pareggio che potevamo portare via alla fine con una vittoria. Però nella filosofia della partita diciamo che un 2-2 mi sembra abbastanza equilibrato. Speriamo in un gioco migliore, quindi sono fiducioso anche per la prossima partita contro la Spezia. Ecco, la Spezia, Dario, cosa ti aspetti? Chiaramente Stellone è venuto da poco, quindi la sua teoria di gioco la dovrà mettere sul campo. I giorni ne sono pochi, però vediamo, insomma, vediamo quello che riesce a fare, anche se il mister di prima non mi dispiaceva. Peccato che probabilmente non è stato capito, però io il gioco ce lo vedevo. Speriamo con Stellone che si possa fare di più e di meglio perché i giocatori, quindi i protagonisti, molto, sia per un gesto tecnico, ma anche per la tranquillità di aver messo quella palla sull'angoletto. Magari un altro giocatore avrebbe tirato, non so che, invece lui è stato molto bravo sia nello smarcamento e sia poi nel tirare questa palla nell'angolo dove il portiere era in contropiede, quindi non poteva fare assolutamente nulla. È un giocatore importante, quindi ci si ritrova probabilmente a meraviglia con quest'Ascoli e con lo schema di Sternone. Speriamo bene per il futuro.